Un territorio è ciò che ogni pietra racconta e ogni nuovo germoglio sogna. Un territorio è il risultato delle idee e dell'impegno di chi quel territorio lo vive e lo fa vivere, di chi ci tiene. E per noi gli Iblei sono tutto ciò a cui teniamo. La vita si misura in momenti. Momenti dove l'anima incontra i sensi e l'istinto si risveglia. Tu, la polvere e l'emozione di tracciare la tua strada. E poi un'altra. E un'altra ancora. Non ci sono limiti, è la tua storia, scrivila ora. Audacia, azione, avventura, libertà. Suzuki 4x4, fuori dai luoghi comuni. Pietro, Giorgio, la merenda! C'è un formaggio che col suo cuore dolce piace tanto ai bambini. Un formaggio che, col suo animo raffinato, rende speciale ogni occasione. Un formaggio che col suo carattere un po' piccante piace ai nostri nonni. Ragusano DOP. Oggi come ieri, mette d'accordo tutti. Finestre e clip, la grandezza del minimalismo. Più luce alla tua casa con le finestre e clip. E clip, finestre ecosostenibili ad alte prestazioni energetiche. Chiedi e clip al tuo serramentista di fiducia o visita eclip.it. Finestre e clip, la grandezza del minimalismo. Eccoci amici, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di Teriblea sul canale 89. Parleremo della situazione, direi, dell'acqua, della pioggia, della siccità, con una interessantissima intervista, anche se oggi ha piovuto e addirittura le previsioni dicono che in nottata, questa nottata di giovedì, dovrebbe piovere ancora di più, e ha piovuto anche nelle zone centrali della Sicilia, ma di questo, diciamo, ne parleremo. Invece diamo un'occhiata un attimo a quella che è la situazione internazionale. Lo dico sempre, noi siamo una piccolissima realtà locale, quindi non dovremmo occuparci di guerre in Ucraina o in Ucraina o in Medio Oriente, però ci sono delle situazioni che assolutamente dobbiamo prendere in considerazione, ma non perché ne sappiamo più di altri, ma perché forse, come si dice, certe volte siamo un po' fuori dal coro. C'è quella trasmissione di Mario Giordano, fuori dal coro. Noi vogliamo anche essere fuori dal coro, perché certe volte i nostri colleghi sono tutti su una strada e non cambiano mai. Allora, la prima è questa che riguarda l'Ucraina. Allora, la notizia qual è che ha fatto preoccupare molti? È che sono iniziate le esercitazioni da parte della Russia con le armi nucleari, un momento,
tutte le esercitazioni che fanno questi paesi, dagli Stati Uniti alla Russia, prevedono l'esercitazione in caso con le armi nucleari. Quindi non è che è una novità. Ti immagini, che fai? L'esercitazione senza sapere di senza sapere usare casomai un'arma atomica. Naturalmente la Russia, che in questo momento si sente circondata da avversari, che poi nessuno riesce a capire perché dovrebbero essere avversari della Russia. La Russia dice: se ci attaccheranno, ma quando mai? A cui ci venisse in testa di andare ad attaccare un paese che è grande 13 milioni di chilometri quadrati, che parte da, che so, da, praticamente dal Lvov, da Varsavia, un po' dopo Varsavia, e finisce a Vladivostok, dall'altra parte dell'Asia. Quindi è una cosa fantascientifica, l'attaccare la Russia non ha assolutamente senso. Quindi ha iniziato queste manovre e tutti sono preoccupati. Oh, santo Dio, qua là. Beh, è una cosa normale, le hanno sempre fatte, certo non ce lo facevano sapere, oggi ce lo fanno sapere, per dire, guardate, no, insomma, c'è una notizia che è interessante, perché qualcuno ha detto in questo momento che durante queste celebrazioni, perché Putin è stato di nuovo insediato come presidente per la terza, la quarta volta, ma a quanto pare non se lo sono filato, cioè non c'era tutto l'entusiasmo che c'era stato nel passato. A quanto pare però Putin avrebbe detto: forse sarebbe il momento di discutere, perché lui dice sempre che non è uno che è contrario alla pace, sarebbe il momento di discutere. Allora, se dall'altra parte anche l'Ucraina decidesse che questo è il momento di discutere, se il presidente cinese che è andato in Francia, che ha parlato con Ursula, insomma, in qualche modo decidono che sarebbe il momento di farla finita, si potrebbero mettere d'accordo e farla finita, il che ci renderebbe molto molto più felici dal punto di vista psicologico, ma nello stesso tempo ci darebbe anche una condizione economica migliore. Quello che vedete voi ora in questa foto è un carro di parecchie centinaia di migliaia di euro, di milioni di euro, ridotto come un colabrodo. E quanti carri sono finiti così? Quanti ne abbiamo costruiti noi in Italia, che siamo bravissimi a fare armi, tra l'altro, e c'è un business pauroso, anche questo dovremmo dire. Noi regaliamo le armi all'Ucraina, ma c'è qualcuno che qui se le fa pagare. Mica lo fa per beneficenza, eh? Mica perché crede nella guerra gli regala i carri armati gratis, manco se lo sognano, anzi strapagati. Quindi c'è gente che fa i stramiliardi da noi, ma non solo, e quindi sarebbe il caso di finirla, diciamo. L'altra cosa riguarda Israele, e qui il buon Biden, il presidente degli Stati Uniti, ha detto: basta, non vi mandiamo più armi, perché non è possibile che noi vediamo le armi e voi continuate ad invadere. Io mi rendo conto della situazione di Israele, che il 7 di ottobre ha visto morire 3.000 persone. 3.000 persone sono lo stesso numero di persone che sono morte, vi ricordate, l'11 settembre nelle Torri Gemelle, nell'attentato. Soltanto che gli Stati Uniti è un paese di 250-280 milioni di abitanti, 3.000 morti sono sempre 3.000 morti, ma in percentuale è una cosa minima. Israele è molto meno, sono pochi milioni di abitanti, e se muoiono 2.000 e passa persone in un colpo, mezzo paese ha vittime in quell'attentato. E poi d'altra parte c'è anche a dirci: come possiamo continuare a vivere da una parte e dall'altra se ogni giorno c'è il rischio di un attentato, di rifare le bombe? Però se non si interviene anche lì, è chiaro. Ora, la mossa di Biden può essere importante, anche perché si è visto che, andando avanti così, Israele perde molto, molto, diciamo, appoggi,
perché fino a qualche tempo fa appoggiavano tutti Israele, ora la cosa sta diventando molto meno forte. Perché? Perché ci si rende conto di quanti morti stanno, quante vittime innocenti. Sì, ci sono i terroristi, ma la gente che vive nelle case e ti cadono le bombe a terra, hai in testa cosa c'entra? Vabbè. Andiamo a parlare di politica. Oggi si ricordano due vittime. Praticamente uno della mafia, che sarebbe Peppino Impastato, perché così dicono, e l'altro è una vittima della politica. Ricordate Aldo Moro? Fu sequestrato, tenuto prigioniero non so per quanto tempo, terribile era agli inizi, trasmetteva da un paio d'anni, allora eravamo in bianco e nero, mi ricordo, e poi fu trovato morto nella famosa Renault 4, un fatto che colpì moltissimo gli italiani. Quindi ricordiamo queste due figure. Aldo Moro, ancora oggi si parla di Brigate Rosse certamente, ma anche di politica, di accordi, di chissà che cosa c'era dietro la politica. E tutt'oggi abbiamo ogni giorno problemi che riguardano la politica. Allora, è di l'altro ieri la notizia dell'arresto, o meglio, degli arresti domiciliari di Giovanni Toti, e quanto pare questa indagine incomincia ad allargarsi, perché lo hanno preso in qualche modo, dicono i detrattori, con le mani alla marmellata. E prima si parlava di poche migliaia di euro, uno dice, ma insomma, per poche migliaia di euro il presidente della regione, possibile mai, quando Vusca o Omise, no? Che fa, si preoccupa poi di avere qualche migliaia di euro da quello che so dei supermercati o del porto. Qui però la cosa sta crescendo, si parla di centinaia di migliaia di euro e si parla di quello che ha sempre fatto gola alla politica, che è la bella vita. La bella vita, perché poter stare nei grandi alberghi, andare negli yacht, camminare a Monte Carlo come se tu fossi uno di Monte Carlo. Sapete quanto costa un albergo se vuoi andare nei grandi alberghi? Si parla di migliaia di euro al giorno. Cioè, quando guadagna un lavoratore in un mese, quindi li spendono in un giorno. Quindi queste cose fanno gola. E poi naturalmente il giro è pauroso. Cosa c'è nel porto? Quanto gira un porto dal punto di vista economico? Allora, vediamo questo brevissimo servizio, dura appena un minuto, di Italpress su queste nuove accuse su Giovanni Toti. Sentiamo. Una nuova accusa di corruzione emerge a carico di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. 195.000 euro versati tra il 2016 e il 2020 ai suoi comitati elettorali da società che trattano rifiuti legate all'imprenditore Pietro Colucci. Da questo fascicolo sono partite le intercettazioni che hanno portato martedì a domiciliare il governatore e a provvedimenti restrittivi per altre 9 persone. Oltre ai 25 nomi già fatti c'è un'altra decina di indagati, tra cui per abuso d'ufficio Paolo Piacenza, commissario straordinario dell'autorità portuale, i cui uffici sono stati perquisiti dalla finanza. Banca Agricola Popolare di Ragusa. Una storia orientata al futuro. Hey,
Insomma, nuove accuse. Chiaramente siamo sempre stati garantisti per quanto riguarda gli episodi accaduti dalle nostre parti con personaggi molto conosciuti, e quindi noi aspettiamo sempre che le cose si chiariscano nel bene o nel male. Quindi noi siamo garantisti, non andiamo a mettere il mostro in prima pagina, siamo lì a dire vediamo che cosa accade. Però gli amici di Toti incominciano a fare, come sempre accade, il fuggi-fuggi, i distinguo. Si vota per esempio a Sanremo, quindi in Liguria, la terra di Toti. D'altra parte lui ha avuto anche un grande rilievo, un'immagine di rilievo nella zona di Sanremo. Ora lì stanno incominciando a dire sì, però sai, noi vorremmo tenerci a distanza da Giovanni Toti, non si sa mai, insomma, queste cose incominciano a farsi sentire perché le preoccupazioni ci sono. Ripeto, quando il montepremi è molto alto, cioè il giro è molto alto, c'è il rischio davvero che qualcosa resti nelle mani. Per poca roba non credo che si rovini la carriera uno per qualche migliaia di euro, anche se abbiamo visto personaggi che poi lo hanno fatto per poche migliaia di euro. Però generalmente, insomma, il Presidente della Regione non credo che abbia questo problema per poche migliaia di euro. Se invece si parla di gran vita, di centinaia di migliaia di euro e non si sa cosa, non si sa. Bene, allora cambiamo argomento, aspettiamo per quanto riguarda le europee, ci stanno in questo momento ancora pensando, poi parleremo di Cateno De Luca, invece parliamo di una cosa interessante. Allora, il mese di maggio è un mese, come vi state accorgendo, particolare, perché va da caldo africano ad instabilità. Quindi noi fino ad ora abbiamo visto che cosa? Neanche il caldo africano, abbiamo visto un tempo medio, ora c'è la pioggia e il freddo, probabilmente ci sarà caldo, ma poi tornerà il freddo. Insomma, sono delle situazioni che ormai dobbiamo capire che fanno parte del nostro modo di vivere. Cioè non possiamo dire è così, una volta e non ci pensi più. No, è una cosa ormai consolidata. Allora, bisogna intervenire, soprattutto per quanto riguarda siccità e cose del genere. Allora, siccome nei prossimi giorni a Roma, e ora ne parleremo, c'è un convegno importante organizzato da questi esperti che cercano delle soluzioni per combattere siccità, ma anche inondazioni e dissesto idrogeologico. Noi abbiamo al telefono l'architetto Vallone, Flora Vallone, che ci spiega quello che si può fare senza spendere chissà cosa, senza riempire la terra di infrastrutture, con delle cose, non vi dico semplici, ma molto interessanti. Vediamo l'intervista. Cerchiamo di capire di più quello che possiamo fare noi, come si dice, umili mortali, di fronte ai problemi dell'idrologia, degli allagamenti, della siccità. Con noi c'è l'architetto Flora Vallone, che ci sta rispondendo da un posto bellissimo, poi ci faremo dire da dove, che si occupa proprio di questo. Lei è il vicepresidente dell'AIPIN. Allora, architetto, lei dov'è? Ce lo deve dire ormai. Dove si trova? Eh sì, certo. È un posto bello, ma come quelli vostri. Io amo la Sicilia da tanto tempo e l'adoro. Io sono in Liguria adesso, in un giardino mio che sto cercando di curare al meglio. Hanno finito le grandi piogge, speriamo, che hanno assillato tutta l'Italia e anche oltre. E so che oggi vorremmo parlare appunto anche di queste tematiche. Ecco, le grandi piogge hanno assillato la Liguria, ma da noi niente, siamo a secco preciso.
Che sta succedendo, secondo lei? Allora, che sta succedendo? Che sta succedendo? Cambiamento climatico si chiama, ne stiamo parlando da tanto tempo, in realtà si continua più a parlarne che a fare, nel senso che bisogna urgentemente fare per prepararsi a queste problematiche e queste emergenze, che poi continuiamo a chiamare tali, ma che invece possono essere, non dico prevenute, ma possono essere affrontate. Che possiamo fare? Che possiamo fare? Che possiamo noi come fare? AIPIN, io mi occupo di, sono vicepresidente, come diceva, di AIPIN, che è l'Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica. Noi stiamo cercando appunto da tempo, oramai l'associazione nasce nell'89 in Italia, importata dalla Mittel Europa, e proprio per diffondere queste tecniche, si chiamano Nature Based Solutions, cioè quelle tecniche che si ispirano a come fa la natura. Quindi riprendiamo contezza di come funziona il sistema ambientale. Noi l'abbiamo largamente compromesso, no? E si parla di antropocene, abbiamo distrutto largamente anche i paesaggi dove abbiamo colonizzato in maniera insipiente, spesso costruendo strade, case, impermeabilizzando. Quindi cosa succede quando piove molto? Succede che l'acqua, che normalmente ha capacità di essere infiltrata nel suolo, in quel caso non ha più questa possibilità e deve correre lungo argini, anche i fiumi li abbiamo stretti, ristretti. AIPIN si occupa con l'ingegneria naturalistica anche di rinaturalizzare i corsi d'acqua, quindi tornare a, in molti casi, le dico, la Svizzera, che è tra le prime nazioni che aveva gli ingegneri idraulici straordinari, avevano regimato chilometri, migliaia di chilometri di corsi d'acqua. Da una trentina d'anni li stanno dismettendo, cioè tornano a togliere il cemento, a rifare le sponde naturali, paranaturali, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, che vuol dire impiantare piante, quindi talee o semi, che con le loro capacità e in sottosuolo con l'apparato radicale, in soprassuolo con l'apparato fogliario, possono consolidare le terre e consentire al fiume di parlare, all'acqua di parlare con la terra. Oggi l'acqua non parla più con la terra. Aspetti, aspetti, architetto, aspetti. Questo sarebbe quello che dice lei, le città spugna, cioè perfetto. Le città devono imparare ad assorbire, perché se perfetto. Noi continuiamo a fare cemento, asfalto e plastica, l'acqua dove va? Questa è la domanda. Dove va? Esatto. Finisce nelle cantine, ci ammazza la gente che si era lì rifugiata, e chiaramente non possiamo poi dire è successo, oddio, non ce la facciamo. Dobbiamo, ecco, le immagini che voi state mettendo sono proprio quelle emblematiche che purtroppo continuiamo a vedere sempre più spesso. Quindi è vero, il cambiamento climatico sta accelerando queste emergenze, sta accelerando questi danni anche dal punto di vista di non solo economici ma di vittime che rimangono colpite da questi eventi quando l'acqua è troppa. Poi giustamente lei mi diceva, ma noi abbiamo in Sicilia, comunque il sud Italia, magari che sta salendo anche da noi verso il nord, fenomeni di desertificazione. Esatto. Quindi piove sempre meno, anche perché le temperature vanno alzandosi sempre di più, e questo è un incremento che sta registrando il mondo, tant'è che stiamo dicendo, no, con obiettivi globali del mondo, di cercare di, riducendo le emissioni in atmosfera, di abbattere questa tendenza oramai velocissima al rialzo. Non ci siamo ancora riusciti, quindi le auto elettriche, tutta questa riconversione energetica che stiamo cercando di fare, in realtà non è sufficiente. Cosa dovremmo fare invece subito, che è anche più facile e forse costa anche di meno e rende anche le città e i nostri luoghi più belli da vivere? Per esempio piantare alberi, per esempio dismettere le aree grigie che non servono, quindi consentire l'infiltrazione. Con questo noi potremmo incrementare quello che è, si chiama capitale naturale, la nostra amico natura, la nostra amica natura in città. Dove? Perché dico le città spugna? Perché sono così tanto attenzionate? Perché proprio lì vive più del 75% della popolazione mondiale. Certo. Sono le città i luoghi energivori che consumano, sono i luoghi che inquinano, sono i luoghi che soffrono di più. Là bisogna la Cina. La Cina sta realizzando città spugna per l'80%, questo è il loro obiettivo enorme, 80% delle aree urbanizzate entro il 2030, vuol dire domattina. Cioè in Cina, mi scusi, è importante. Noi abbiamo sempre detto che la Cina è una delle colpevoli del consumo esagerato di energia, quindi di inquinamento, però
stanno riuscendo a capire che devono fare qualcosa e lo stanno facendo. Noi no, questa è la realtà. Noi siamo duri a comprendere. Eppure, ripeto, non sono interventi complessi, non sono interventi molto costosi, peraltro adesso col PNRR, che appunto è il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che è figlio del Recovery Plan, per cui tutta l'Europa ha messo a disposizione 750 miliardi di euro per fronteggiare queste emergenze, 200 sono solo per l'Italia, stiamo largamente utilizzandoli per le paleoliche, l'agrovoltaico, le auto elettriche, tutto quello che è la transizione tecnologica, noi diciamo, non la transizione ecologica invece, che dovremmo abbracciare con maggiore vigore. Quindi quella che va ad utilizzare l'NVS, che va a portare la natura nelle aree dalle quali l'abbiamo espulsa. Ed è l'unica soluzione, perché quando fa troppo caldo cosa fai? Accendi l'aria condizionata? Se ce l'hai, certo, se hai energia. E consumi di più. Consuma. E quando piove cosa fai? La pompa per tirare su l'acqua? Non ce la farai mai, devi avere aree dove puoi infiltrare come normalmente, vedi queste immagini sono drammatiche, dove normalmente si possano infiltrare in sottosuolo, così ricarichi la falda, rifasci anche certo, i suoli spesso aridi e possono durare di più anche alle siccità che lei diceva prima, cioè la siccità la compensi se tu hai accumulato e gestito bene l'acqua tanta che è scesa, invece l'acqua tanta che scende la buttiamo. La buttiamo. Non abbiamo neanche le dighe noi, vabbè, abbiamo anche tutte le dighe rotte. Senta, per concludere, quindi il 16 maggio, leggo, ci sarà questo incontro. Ecco. A Roma abbiamo un incontro, tutta una giornata in ISPRA, a Roma. Dell'ambiente, sì, sì, proprio dedicato a queste questioni, cioè le emergenze derivanti dal cambiamento climatico. Quindi da una parte le alluvioni, ma poi le frane, c'è tutto il tema del dissesto idrogeologico e chiaramente anche la desertificazione e la siccità, con interventi anche di un mio collega, l'ingegnere Pirrera, siciliano, che porterà proprio dei casi di interventi realizzati in Sicilia. Ecco, queste sono immagini che sempre più dovremmo vedere, però sempre più potremmo tentare di combattere. Quello che sta accadendo è che la lamentela e forse la non solo il disagio, ma proprio il non sapere come fare ci sta attanagliando. Invece sappiamo come fare. Vanno tentati quelli che si chiamano sistemi adattativi. Oggi dobbiamo adattarci al cambiamento climatico, non possiamo pensare di vincerlo, di annullarlo d'amblè. Quindi adattarci quando piove troppo, adattarci quando non ce n'è, come accumulandola, per esempio ci sono delle possibilità di accumulo dell'acqua anche a livello individuo, quindi della propria casa o di comunità, quindi del proprio paese, del villaggio, della piccola città, quindi non necessariamente aspettando il grande intervento dall'alto, ma anche lavorando ognuno alla pioggia che gli cade in testa. Che poi, architetto, attenzione, fare una diga costa una barca di soldi, magari mettere 20.000 alberi costa meno, o no? Assolutamente sì, e ti abbattono quelle isole di calore che sono sinergiche alla siccità e alla desertificazione, più fa caldo, no? Cioè, pensi che nel deserto stanno costruendo quella Green Belt, una cintura di alberi proprio per contenere la fascia desertica, quindi un esperimento assolutamente più che audace, ma ci stanno provando, cioè l'importante è capire cosa si vuole fare e farlo. Io direi, bene, partendo anche dal basso, cioè anche tutti noi mettiamoci a fare, noi, perché se aspettiamo sempre qualcun altro che è responsabile, sì, rischiamo di perdere tempo, ma poi siamo tutti responsabili e tutti possiamo fare soprattutto, no? Certo, ognuno nella sua possibilità. Fa nel suo piccolo. Noi non dimentichiamo che esattamente un anno fa, è da qui che è partito questo incontro, c'è stata l'alluvione in Emilia-Romagna, esattamente un anno fa, quindi il 10 di maggio dell'anno scorso le condizioni erano queste, quindi è sempre attuale. E lì cosa successe, e lei si ricorderà, fu data la colpa in alcuni casi, più volte è stato detto, alle nutrie che minavano gli argini dei fiumi e quindi i fiumi esondavano. Attenzione, teniamo presente che quello è un altro errore che ha commesso l'uomo. Noi abbiamo costruito, e lì ce ne sono molti in quella pianura emiliana, argini pensili. Cioè cosa vuol dire? Che il fiume scorre non
a terra, divagando a livello diciamo, del sistema ambientale in cui si vive, ma l'abbiamo costretto, quindi stretto, e chiaramente dovuto e alzare quindi sale, le sue e quindi sale. E quelli sono delicati, è chiaro che alla prima spinta eccezionale rischiano, come succede, di cedere, nutria o non nutria, il tema è proprio un errore. E quindi, per esempio, lì cosa fare? Magari ridare lo spazio alle acque, no? Dicevamo prima, invece che farle correre e andare, allargare, dove portano, allargare, cioè il fiume ha sempre avuto le sue di divagazione, le aree golenali, le aree che poi sono paradisi dal punto di vista della fauna, della vegetazione, della biodiversità. Noi l'abbiamo costretti e non ci stanno più perché sta piovendo molto di più. E quindi è chiaro, è matematico, è proprio un fatto di portate idrauliche che non sono più sufficienti. Questo vale anche per diciamo il sistema fognario delle città, non reggono più. Bisogna trovare dei sistemi dove disperdere le acque senza farci male, quindi prevenendo la botta d'acqua e anche prevenendo e aiutando la siccità, il contrasto alla siccità, accumulandola quando viene giù, casca. Perfetto. Quando viene giù. Non possiamo Perfetto. Solo dottoressa, e architetto, poterne. È stata chiarissima, abbiamo fatto i nostri 10 minuti dell'intervista, vorrei essere da lei perché questo giardino è bellissimo, poi sappiamo che la Liguria dal punto di vista ambientale è eccezionale, noi abbiamo qualche problema, però anche noi non siamo mica male. Va bene. È bellissima. Va bene. Mi lascia aggiungere soltanto una cosa, chi fosse interessato a seguire la giornata del 16 a Roma, lo bene. Potrà fare anche da remoto. Si può fare anche da remoto, abbiamo un collegamento ISPRA YouTube, quindi collegandosi a ISPRA si potrà seguire da casa quello che sarà detto e ci sono diversi esperti che appunto vanno ad approfondire diverse casistiche. Sarà interessante, lo facciamo anche noi, magari pigliamo qualcosa da poter trasmettere perché ci stiamo battendo per cercare di salvare l'ambiente. Grazie architetto. Ci sentiamo magari per un'altra cosa, con un miglioramento. Grazie. Saluti alla mia carissima Sicilia. Fattoria delle Milizie, un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La Fattoria delle Milizie, che si trova a Scicli a 500 metri dal convento della Madonna delle Milizie, grazie al suo allevamento di capre è specializzata nella produzione di formaggi caprini, biologici al latte crudo. Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio, come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone. Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo, ma anche un pregiato riso del Piemonte, tutto consegnato in poche ore a casa vostra. Alla Fattoria delle Milizie si può anche pernottare in accoglienti camere matrimoniali, triple o familiari. Tutte le informazioni a info@sisagro.it. Finestre e clip. La grandezza del minimalismo. Più luce alla tua casa con le finestre Eclip. Eclip, finestre ecosostenibili ad alte prestazioni energetiche. Chiedi Eclip al tuo serramentista di fiducia o visita eclip.it. Finestre Eclip, la grandezza del minimalismo. Bene, questo è senza dubbio un argomento da seguire perché se riusciamo a cambiare il nostro modo di vivere facendo degli accorgimenti, facciamo, dice, meno dighe e piantiamo più alberi, liberiamo più terreno dall'asfalto, facciamo in modo che il terreno sia permeabile, non impermeabile e che quindi l'acqua poi arrivi nelle falde, eccetera, eccetera. Bene, ne parleremo. Oh,
Un'altra cosa importante riguarda naturalmente anche i rifiuti. Voi sapete che abbiamo delle difficoltà, anzi enormi difficoltà, a liberarci dei rifiuti in città come Palermo. Allora, Federconsumatore ha organizzato per giorno 14 maggio alle 9.30 alla CISL un convegno proprio sui rifiuti. Ecco, rifiuti, trasparenza e partecipazione per una tariffa giusta. Voi sapete che i rifiuti da noi non sono a contributo, sono a tariffa, cioè i comuni devono far pagare ai cittadini quello che spendono per smaltire i rifiuti, o negli inceneritori, o li portano da qualunque parte, però se spendono 1 milione l'anno, dai cittadini devo prendere 1 milione l'anno, quindi conviene spendere meno per poter prendere meno soldi, perché dai cittadini, quindi i cittadini risparmiano. Si parla di tutto questo, vedete i vari cicli, quindi alle 9.30, gestione dei rifiuti, tariffe, inceneritori, sarà molto interessante, ne parleremo in questi giorni. Dicevo, per quanto riguarda la politica, siamo in attesa di avere novità di vario genere, però la prima novità è che Cateno De Luca, l'onorevole Cateno De Luca, sindaco di Taormina, è stato dimesso, hanno detto vattene a casa. Lui avrebbe dovuto andarsene prima, però è chiaro, deve sottostare agli ordini dei medici, e alla fine, insomma, oggi è stato dimesso, ha detto sono pronto a ricominciare. Non lo so se i medici gli hanno detto puoi fare quello che vuoi. È chiaro che lui lancia questi segnali importanti ai suoi simpatizzanti, ai suoi elettori, ma io credo che sia meglio con calma fare in modo che le cose viaggino bene, senza poi avere pericolo di altre ricadute. Domani ci sarà un appuntamento importante al Teatro Tenda di Ragusa, ci saranno davvero migliaia di giovani, molte scuole, per parlare di un progetto che guarda alla eliminazione, se è possibile farlo, del bullismo nelle scuole. È un progetto di grande respiro, parte dalla regione siciliana, e si chiama Uno Nessuno 100 Giga, parafrasando un po' il 100.000 di Pirandello, 100 giga, e questo è perché i ragazzi oggi ragionano in giga con i loro telefonini. Abbiamo sentito il dirigente scolastico Beatrice Lauretta, che ci parla di questo evento di domani. Allora, domani presso il Teatro Tenda si svolgerà una manifestazione dedicata al contrasto al bullismo e al cyberbullismo. È il momento conclusivo di un progetto che è stato avviato fin dall'inizio dell'anno scolastico e che è stato finanziato dall'assessorato all'istruzione della Regione Sicilia in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, e che intende in tutte le scuole siciliane portare formazione e informazione su temi che sono molto importanti, perché sono diffusi, spesso più di quanto noi non pensiamo, perché non vengono facilmente alla luce, che generano nei nostri ragazzi sofferenza mentale ed emotiva, isolamento, talvolta abbandono della scuola nei casi più gravi, e che ci impone a tutti, come docenti, genitori, come comunità educante, di prendere coscienza e prendere anche in carico queste situazioni per intervenire efficacemente. Il progetto si è snodato attraverso una serie di azioni che hanno visto protagonisti tutte le componenti della comunità scolastica, e cioè i docenti che hanno fatto formazione, ben 130 docenti in formazione nelle scuole della nostra provincia, i genitori che hanno fatto anch'essi incontri con la Fondazione Carolina,
E poi gli studenti. La formazione degli studenti è stata curata nel primo ciclo dal movimento Ma Basta, secondo un modello educativo dal basso, no? Sono ragazzi anche loro che intervengono nelle classi e che propongono azioni affinché la classe stessa, il gruppo dei compagni, diventi una rete di sostegno contro i comportamenti prevaricatori o violenti che sono tipici del bullismo. Ben 254 classi sono state interessate da questa attività formativa, più di 5.000 ragazzi delle nostre scuole. Domani è un momento di festa, un momento anche di spettacolo, avremo degli ospiti, anche loro, insomma, non solo noti per le loro attività artistiche, ma anche per il loro impegno sul tema del bullismo, il cantante e attore Leo Gassman, gli attori di Mare Fuori, Ferrera e Panarella e altri importanti ospiti, gli studenti del liceo musicale di Modica, gli atleti del basket, delle squadre di basket ragusano, insomma un momento di festa ma anche di riflessione su un tema che ci tocca tutti e che ci impegna tutti. Nell'anno scolastico 2021-22 è stato fatto un monitoraggio dal Ministero attraverso la Fondazione Elisa, che è curata dall'Università di Firenze, ed è emerso che nelle scuole siciliane, dalle risposte fornite dai ragazzi, più del 20% di studenti riferisce di aver subito episodi e forme di bullismo. Quindi è una realtà che non si può ignorare, che non deve destare allarme in senso eccessivo, ma non va nemmeno sottovalutata, va affrontata adeguatamente con gli strumenti giusti a scuola, nelle famiglie, soprattutto che impone un'azione di coordinamento, di collaborazione tra scuola, famiglia e anche la realtà cittadina. Da questo punto di vista devo dire che abbiamo trovato grande sensibilità nel comune di Ragusa, che ha dato il patrocinio a questo progetto e che ci ha sostenuto, perché è un problema certamente anche sociale, perché un ragazzo che vive male oggi per questo tipo di problematiche, domani certamente avrà altri problemi nell'inserimento nella vita sociale. Quindi sono gli stessi ragazzi ad andare nelle classi a incoraggiare la classe stessa a difendersi. Sì, abbiamo il progetto soprattutto è fondato su questo tipo di impostazione, proprio per creare competenze, cosa fare quando un amico, un compagno si sente aggredito, vessato, cosa fare, ecco, creare competenze che sono competenze sociali poi e proattive affinché gli interventi possano essere efficaci. Insomma, un appuntamento davvero serio, perché questo fenomeno c'è, magari ai nostri tempi, insomma, c'era pure, ma eravamo più duri. Ora questi ragazzi, a quanto mi dicono, sono più fragili di noi, no? Vabbè, allora, due appuntamenti importanti per domani, oltre questo del Teatro Tenda. Domani ci sarà la conferenza stampa del sindaco di Ragusa per parlare del piano regolatore, cioè ci verrà a spiegare cosa hanno deciso su questo problema degli incompatibili, se ce n'è o non ce n'è. Io so che ci sono molti professionisti sul piede di guerra, chiaramente architetti, ingegneri, geometri, preoccupati e che in qualche modo vogliono sapere come va a finire. L'altra cosa riguarda un importante convegno sul carrubo, un po' come le api, le olive, il nostro carrubo, e vedrete anche lo spot sulle olive, il nostro carrubo è rinomato
in tutto il mondo e quindi è interessante questo convegno. Ora vi lascio con Gianni Papa che vi parlerà brevemente di sport perché ci sono due notizie da riportare e poi una interessante intervista con il coro lirico siciliano completo di Rigoletto. Grazie per l'attenzione, seguite gli ultimi servizi e noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Prima di concludere con la cultura che avremo il direttore del coro lirico siciliano, devo per forza dire due cose di sport. Chiaramente è una cosa, è poco piacevole in modo particolare che la caduta di Damiano Caruso al Giro, avete visto Damiano all'inizio dell'ultimo tratto di sterrato, insieme ad altri corridori è andato giù, probabilmente perché qualcuno di quelli che erano davanti a lui avranno fatto un movimento di consulto, è andato giù, si è capito subito che si era fatto abbastanza male, fino all'ultimo ho finito di vedere la tappa, ho aspettato proprio fino alla fine del processo della tappa per sentire se parlavano di lui, finalmente qualcuno se l'ho ricordato e ha detto che l'ha visto arrivare, ha perso circa 15 minuti, ma li ha persi perché lui ovviamente, giustamente, ha deciso di non insistere, di pigliarsela, di prendersela con calma, e sembrava tutto sommato acciaccato, spellato, ma in grado di continuare domani. Domani c'è anche la tappa a cronometro, quindi bisognerà vedere se in serata, ovviamente lo staff medico si sarà messo al lavoro su di lui, se riuscirà a proseguire. Io mi auguro di sì perché stava facendo uno splendido giro, Damiano è un corridore di qualità eccezionale e tutti noi siamo veramente, corriamo con lui, lui fatica, noi corriamo col pensiero, ma davvero mi è dispiaciuto molto e gli facciamo tutti gli auguri del mondo. Ancora, parlando di un'altra notizia, questa non dolorosa, doloroso sotto il profilo solo psicologico, è la sconfitta della Passalacqua. Bene che sera la Passalacqua ha perso per un punto, sinceramente sono convinto che non meritasse assolutamente di perdere e che meritasse ampiamente di andare in gara 3. Notiamo che è dovuto giocare senza Juskaite, c'è una delle componenti base della squadra che si è rotta, ha avuto una frattura alla mano, eppure è stata praticamente sempre in vantaggio. Le avversarie, lasciamo perdere la qualità dell'intervista in cui il telecronista della telecronaca, il cui telecronista non ha fatto altro che dire, beh, chiaramente quelli sono più forti, anzi è strano che stiano facendo questo, vabbè, ognuno la può vedere come vuole. La Passalacqua ha fatto il possibile, ha perso pure un punto perché purtroppo mancandole un altro elemento per le rotazioni, alla fine hanno perso magari qualche istante per lucidità, ma non dimentichiamo che poi Cheschi ha una sfilza infinita di scudetti sulle spalle e che già averli portato ad avere paura, perché hanno avuto paura, ne hanno avuto parecchio, sono nervosi, avete visto anche il tecnico al loro coach, questo vuol dire che la Passalacqua, che ancora una volta si è confermata fra le prime quattro in Italia, nonostante tutto, nonostante la sfortuna, nonostante se volete anche gli errori, rimane sempre una delle grandissime di questo sport. E se ancora, come mi auguro, i fratelli Passalacqua avranno voglia di spendere tempo e denaro per loro, potremo prima o poi toglierci anche noi questa soddisfazione, non sentire più dei cronisti che raccontano che siamo arrivati lì, ma che gli avversari sono più forti. Ci sono più forti, ma il campo, onestamente, ieri sera non si è visto. E adesso passiamo a parlare del coro lirico siciliano. Questa è Teleiblea. Questa sera mi occupo di una cosa della quale purtroppo mi occupo di rado, perché è uno dei grandi vanti dell'Italia, ovvero sia la musica lirica, e nel caso particolare ho il direttore del coro lirico siciliano Francesco Costa. Noi chiuderemo poi con un paio di minuti su Rigoletto quando vedremo questo coro in azione. Francesco, perdoni la mia ignoranza da uomo che non è certamente addetto ai lavori, ma si parla tanto di lavoro di squadra, credo che il coro sia il massimo del lavoro di squadra. Esattamente, innanzitutto buonasera a tutti e grazie dello spazio che ci riservate. È sempre un piacere
essendo com'è, noi ci chiamiamo Coro Lirico Siciliano proprio perché crediamo fortemente in questa nostra meravigliosa terra e siamo veramente fieri di essere veramente siciliani, perché è proprio una terra degli dèi che ha dato i lustri ai grandissimi compositori, uno a caso lo stesso Bellini. E aver creato questo coro significa aver dato allo Stato attuale veramente una possibilità di lavoro a tantissimi giovani che si diplomano al conservatorio e quindi con le difficoltà che questo settore, così come tanti altri, Dio santo ovviamente, stanno certo affrontando, il nostro settore, il Coro Lirico Siciliano, è diventato veramente una palestra, una bottega di artigianalità, perché questo non è un mestiere che si può insegnare sui libri di testo, è un mestiere artigianale, così come l'opera lirica ci è stata tramandata, quindi frutto della tradizione, frutto dell'esperienza, frutto dei consigli. Perfetto, Francesco, ascolti un attimo, quanto c'è oggi, cioè al di là del fatto che, ripeto, è un vanto italiano, quanto sentono i giovani oggi questo discorso della musica, in particolare del coro, della parte corale della musica? Possiamo un certo smentire ormai questa opinione, questo comunist opinion che pensa proprio che il nostro settore fa odore di naftalina, completamente non vero. Certo. Nelle file del mio coro io ho giovanissimi di 18 anni, 19 anni, 20 anni che sono veramente appassionati, amano questo lavoro, amano questo genere di musica e soprattutto i nostri teatri si stanno sempre più riempiendo di giovani, quindi, ma anche perché noi facciamo una vera e propria opera di decentramento culturale, giusto? Però io mi chiedo, un giovane è chiaro, quando si inserisce in un coro, e questo è proprio il ramo suo, non deve partire dall'idea, non che deve sacrificare la sua individualità, ma che la deve mettere al servizio degli altri, che lui da un lato prende e dall'altro dà. E questa è la magia di un coro. La magia di un coro significa essere un sessantesimo, però quell'un sessantesimo contribuisce a creare una magia che forse da solo sei difficile creare. Cioè, la tua voce, la tua arte è a servizio della comunità. E mi creda, tantissime volte mi hanno chiesto di dirigere l'orchestra, ma io sono nato maestro di coro, perché la magia che si crea con le voci, ognuno con il proprio vissuto, ognuno con la propria sensibilità, e in 60 riusciamo a creare una energia unica che ci accomuna. Questa è la ma magia, un direttore del coro come lei, le capita a un direttore del coro di vedere qualche ragazzo che potrebbe essere un ottimo solista anche? Ma senza ombra di dubbio, il coro è innanzitutto una grande palestra per stare sul palcoscenico, perché questo mestiere, come dicevo precedentemente, è un mestiere artigianale, si crea proprio sul palcoscenico, proprio sul legno del palco. E ci sono sicuramente molte voci che promettono una ottima carriera solistica e sono il primo io ovviamente a lanciarli, a iniziare con dei ruoli di comprimariato, ruoli di fianco, sperando che, come dico sempre io, la carriera non si fa con la voce ma si fa con la testa. Quindi, e mi dica un po', uomini e donne, qual è la percentuale media? Diciamo che ovviamente abbiamo tantissime donne che affrontano questo mestiere, ma anche gli uomini. L'unica cosa che però un pochettino ultimamente inizio a notare è che si inizia a scarseggiare con le voci gravi, con le voci da basso baritono. Ma questo penso che sia legato più a un problema anche prettamente fisiologico, no? Della nostra fisiologia che inizia a cambiare, però diciamo che 50 e 50, non c'è una prevalenza eccessivamente femminile, men che meno maschile. Mi levi una curiosità, perché l'occasione di avere un esperto come lei ci consente di levarci qualche curiosità. Il vostro rapporto con l'orchestra qual è? O amore o odio, però solitamente amore, perché siamo entrambe due componenti fondamentali per la riuscita di uno spettacolo. Con l'orchestra, così come nel gergo si chiamano, sono le cosiddette masse artistiche. E mi creda, girarsi e ricevere molte volte l'applauso dell'orchestra significa un applauso di fratelli, e che
tuoi colleghi veramente apprezzano il tuo lavoro ed è fondamentale che si crei una bellissima combinazione, una bellissima unione con l'orchestra, perché siamo entrambi i pilastri di una buona riuscita di uno spettacolo. Curiosità ancora, lei, io le faccio ancora 2-3 minuti, qualche, visto che ce l'ho davanti ne approfitto, ma l'opera più difficile sotto il profilo del coro qual è? Opere difficilissime ce ne sono tante. Allora, io potrei dirle, come direbbero tantissimi colleghi messi di coro, le opere più difficili sono Pagliacci di Leoncavallo piuttosto che Chenier, insomma questo repertorio anche diciamo di inizi Novecento. Però io, essendo siciliano, essendo catanese, non posso che essere ovviamente figlio del mio nome tutelare che è Vincenzo Bellini. La difficoltà di opere come quelle di Bellini sono quelle di rendere una partitura che sembra di una facilità quasi scolastica, ma è questa la perfidia belliniana di opere che sono difficilmente facili. E là serve il grande artista, il grande musicista e soprattutto la sensibilità con cui si affronta. E quando noi facciamo Bellini, io vedo che i miei artisti del coro, che a volte iniziano a dire, se abbiamo fatto una sonnambula, no? Che questa è un'opera troppo lunga, un'opera mattone, dura 3 ore, eccetera, eccetera. Quando si ama quello che si fa, in modo particolare io amo Bellini, riesco a far innamorare di queste produzioni. Quindi potrei dire che musicalmente le opere più difficili sono sicuramente quelle del Novecento, le contemporanee, ma dal punto di vista vocale, interpretativo e soprattutto il fraseggio dell'estetica musicale, il nostro Bellini non è secondo a nessuno. Benissimo, allora praticamente se ci fosse un discorso tipo arancino o arancina, lei lo risolve alla catanese, dice il discorso non si pone neppure così. Bravo, è giusto, perché bisogna ed è fondamentale, se uno ha la fortuna di venire da una terra che ha avuto grandi artisti in qualsiasi campo, nel caso particolare della musica, beh, è giusto difendere. Andiamo a chiudere, Francesco, ultima cosa. Che speranze abbiamo di futuro per queste occasioni di lavoro ai giovani? Sinceramente. Dove? In questa nostra terra? In Sicilia? Sì, all'estero. No, allora, in Sicilia. Cominciamo dalla nostra terra e in un minuto andiamo anche avanti. Brevissimamente, in Sicilia sono felice che mi hanno definito il Massaniello della lirica. Io non faccio parte di quella generazione di persone che si accontentano e del voler sopravvivere. Io sono nella politica del fare e a me l'idea di guardi maestro, ora vediamo, ora facciamo, ora ne sentiamo, non appartiene alla mia politica. Io ho sempre lottato e il Festival dei Teatri di Pietra, che è giunta alla 6ª edizione, ne è la testimonianza. Ossia, se noi ci mettiamo in testa una cosa, se il maestro Costa si mette in testa una cosa, questa cosa la fa. Bene. In questa nostra terra abbiamo operato una vera e propria rivoluzione culturale e lo posso dire ormai ad alta voce, perché dopo 10 anni di attività del coro siciliano, dopo 6 anni di Festival dei Teatri di Pietra, abbiamo fatto la cosiddetta opera di decentramento culturale, che è così bella come parole, però noi l'abbiamo fatta veramente nei fatti, portando l'opera lirica in piccoli centri, in piccoli borghi, veramente cercando di fare innamorare il pubblico di questo nostro mestiere che è. Perfetto, sono costretto a chiudere con lei perché ora mandiamo qualche minuto al coro, io mi congratulo, sono orgoglioso di avere parlato con uno che porta avanti questo discorso e soprattutto è fondamentale quello che dice lei, questa parola ti può gonfiare, ma il decentramento culturale in campo operistico è anche innanzitutto sì un'operazione culturale, ma una grande e meravigliosa azione, è un atto d'amore ed è bellissimo per questa terra. Francesco, per questo mi congratulo, la ringrazio, la saluto e ci diamo appuntamento alle prossime volte. Grazie. Ora chiuso con lei, mandiamo un paio di minuti del coro, che se non vado errato è Rigoletto. Grazie e complimenti ancora. Grazie a voi.
la città di Ragusa, con i suoi patrimoni barocchi e la sua atmosfera d'altri tempi, con il suo mare caldo dove sulle spiagge di sabbia dorata sventola la bandiera blu, con le sue straordinarie eccellenze enogastronomiche prodotte in un territorio incontaminato, ti aspetta per una vacanza breve o lunga che sia. Hotel di ogni categoria, B&B e case vacanze al mare o in città. Trasferimenti, escursioni per chi viaggia da solo, con la famiglia o in gruppo. Aerea Tours, a Ragusa in via Risorgimento 4, telefono 0932 65 34 80. Dona il tuo 5 per 1000 al centro risvegli Ibleo Onlus. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un importante progetto per la nostra provincia. Il nostro obiettivo è quello di essere vicini ai bisogni delle famiglie che vivono il problema di parenti in coma o in stato di minima coscienza. Scrivi nella tua dichiarazione il codice fiscale 9203 11 60 887. Archivia la 56esima edizione con 97.000 presenze. In leggero incremento gli operatori esteri da 140 paesi da 65 nazioni selezionati a quota 31% sul totale dei visitatori, invitati e ospitati da Verona Fiere in collaborazione con ICE Agenzia. Tante le regioni ospiti della grande kermesse veronese, tra queste la Sicilia, che si presenta con nuove consapevolezze ma anche nuove sfide da affrontare. La regione è stata presente a Verona con 139 cantine e una dozzina di consorzi, tutti chiamati a confrontarsi su temi e argomenti che attraversano l'attualità, in grado di affrontare nuove esigenze e prospettive. Da Marsala, la quarta generazione di un'azienda che ha attraversato gli ultimi 20 anni, caratterizzandosi per stile enologico e proposta di consumo, in simbiosi con il clima mediterraneo e la magia di un territorio viticolo millenario, quale è la Sicilia più occidentale, la provincia di Trapani. Siamo molto contenti di essere a questo Vinitaly, a questa edizione molto importante per noi, perché presentiamo tutto il progetto in collaborazione con la Onlus Laboratorio Zanzara, alla quale abbiamo affidato tutta la nostra immagine aziendale. Presentiamo tutte le nuove etichette, in particolare spicca della produzione il nostro Perripò, il Perricone, uno dei vini che ci identifica maggiormente, dove troviamo disegnati questi ragazzi, fiorellini di borragine, sostenibilità, biologico, un elemento molto importante che si trova naturalmente il vigneto e garantisce la biodiversità di tutta la zona. I nomi dei vini derivano fondamentalmente dal nome del vitigno. Con questi ragazzi siamo trovati a scherzare sul nome del vitigno, ad esempio Zibibbo, cercando un soprannome divertente e facile a ricordare. Ad esempio lo Zibibbo si chiama Bibbo, il Grillo Lillo, quindi dei nomi facili, intuitivi, che comunicano con il vitigno di appartenenza di ogni vino. Per un consumo giovane assolutamente, il nostro target sono i giovani e quindi vogliamo strizzare l'occhio ai nostri coetanei o anche più giovani nel mio caso, con i quali vogliamo instaurare un rapporto diretto. È molto bello essere qua a Vinitaly perché possiamo confrontarci con loro direttamente, assaggiare i vini e confrontarci su tematiche del presente e del futuro. Nel cuore della zona DOC Monreale si snodano a vista i filari dei vitigni coltivati, una continua evoluzione e valorizzazione dei vini classici di Sicilia, mettendo in rilievo il tipico carattere e utilizzando solo le uve migliori di ogni vigneto che vengono poi selezionate con cura, raccolte a mano e pigiate sofficiamente. Il DOC Monreale è il territorio dove noi coltiviamo i nostri vigneti. È un territorio davvero unico, particolare, una campagna autentica, ricca di colori, e in più è stata la possibilità di ricercare le varietà autoctone
e ai cloni migliori che si sono adattati benissimo al nostro territorio. Abbiamo presentato qui al Vinitaly il ridente Syrah Doc Monreale. Nonostante fosse un'uva internazionale, abbiamo visto che nel nostro territorio si è adattato benissimo. Ha un'espressione, un bouquet, un corpo, una struttura davvero particolare. Altro prodotto davvero interessante è il Cataratto, è un Sofia che qui presentiamo, è un biologico, pure anche lì, è fatto in alta montagna, ha un profumo molto intenso, fiori bianchi, è risultato davvero interessante. E oggi anche questo stiamo portando avanti questo progetto su Corleone, sulla rinascita, che grazie all'agricoltura sta vivendo il nostro territorio. L'appartenenza al territorio e la luce del mare in etichetta